Comunque sappi, caro mio ex, che ogni post frecciatina su Facebook è proprio per te. Sono tutti contro di te. E comunque vorrei dirti che non puoi far ingelosire una Ferrari salendo su una Panda. Ok? Just to tell you. Poi non sai l'imbarazzo che mi fa venire quando le mie amiche mi mandano gli screen di quelle che ti fai. Ma il buon gusto, almeno quello per favore. E poi quando mi dicevi: amore, ma è soltanto un'amica. Certo che era un'amica, l'unico problema è che era un'amica di letto. Questa te la metto in rima. Caro mio ex, ma dopo che anche lei ti ha sfanculato e ora sei tornato, spiegami, ma che cazzo vuoi? Però c'è anche un grazie. Grazie di avermi lasciato, perché adesso ho capito che l'orgasmo non è una leggenda metropolitana. Caro mio ex che mi hai detto: non troverai mai uno come me. Ma è proprio quello il punto, non trovarne un altro così. Ma poi volevo chiederti: ma adesso che mi hai cancellato da Facebook, ti senti meglio? Quanti anni hai? 2? Caro mio ex, ma se a 30 anni suonati, dopo nessuna storia seria e innumerevoli ex che ti vorrebbero morto, forse è il caso di farsi due domande, che dici? Ed era bello quando mi dicevi: io ti amo. L'unico problema è che tu amavi anche tutte quante le altre. E se almeno devi lasciarmi, ti prego di usare una scusa un po' più plausibile la prossima volta, perché anche oggi le palle le abbiamo domani. Vabbè, ma se almeno devi tradirmi, vai con una figa, almeno quello. No! Con la regina delle scorfane, col roito dei roiti. Forse è ora che ti dica anche io delle verità. Quando ti dicevo: non ne ho mai visto uno così, beh, non era un complimento. E quando ti dicevo che a letto ci sapevi fare, ci sapevi fare tantissimo, sapevi fare proprio schifo, schifo. Ma poi il detto: uomo avvisato, mezzo salvato. Ti ricordi quando ti dicevo: ehi, guarda che se continui così mi sa che ci lasciamo? E tu facevi il cagnolino per 2 giorni e poi tornavi a fare lo stronzo? Te lo ricordi? Perché fare l'innamorato adesso e mandarmi 1000 fiori a casa, gli striscioni sotto casa e la macchina piena di post-it non serve a niente, perché a me non me ne frega più un cazzo! Ciao! Vabbè, dopo tutto sei comunque stato un mio ex, quindi almeno una cosa carina te la voglio scrivere e penso che tu te la meriti dal profondo del mio cuore. Vaffanculo! Si sboccia, poveri!